La clinica veterinaria Dottor Borgarello presenta il gomito, le patologie dello sviluppo. Nel cane giovane, il gomito è un'articolazione ricca di patologie che, se non diagnosticate e trattate precocemente, esitano in processi artrosici che pregiudicano la qualità di vita del soggetto, causando limitazione nel movimento e dolore. Dal punto di vista meccanico, il gomito è un gingli mongolare, cioè un'articolazione tra due superfici contrapposte, di cui una cilindrica cava e una cilindrica piena. L'asse di questa articolazione è trasversale rispetto alle ossa lunghe. Anatomicamente, l'articolazione è formata da tre ossa: il radio con il capitello radiale, l'ulna con il processo coronoideo, l'incisura seminonare e il processo onconeo, e l'omero con i suoi due epicondili, l'epicondilo mediale e la troclea, che vanno ad articolarsi sul processo coronoideo, e l'epicondilo laterale col capitulum, che va ad articolarsi col capitello radiale. L'articolazione del gomito permette movimenti di flessione ed estensione. Inoltre permette movimenti di pronazione e supinazione di circa una decina di gradi, quindi molto più limitati che non nell'uomo. Vediamo ora un elenco di quelle che possono essere le patologie che interessano il gomito durante la fase di sviluppo. La più importante è senza dubbio il complesso della displasia del gomito. Seguono poi l'arresto delle fasi di accrescimento, la ritenzione del core cartilagine, la mancata fusione del condilo omerale e le conseguenti fratture articolari, in casi più rari la lussazione congenita del gomito, la mancata unione dell'epicondilo omerale mediale, l'osteopatia metafisaria, il rachitismo e la panosteite eosinofilica. Vediamo ora quando si manifestano queste patologie. Ho evidenziato tre periodi per la loro manifestazione e la loro diagnosi. Un periodo verde all'età di 4-5 mesi, in cui è possibile fare diagnosi precoce e correggere tempestivamente il difetto, senza gravi conseguenze per l'organismo. Un periodo rosso, intorno agli 8 mesi, in cui più facilmente compaiono dei sintomi, ma più difficilmente si riuscirà a porre rimedio in modo a traumatico per l'organismo e quindi avremo qualche conseguenza anche nell'età adulta. E infine possiamo identificare un periodo nero, ossia fare la diagnosi nel cane adulto. In questo caso non è più possibile fare nulla per arrestare il suo processo artrosico. La parola d'ordine con le patologie del gomito è quindi la precocità. Il tempo gioca a nostro svantaggio. Finisce qui questa prima parte del corso. Nella seconda parte andremo ad analizzare tutte le componenti della displasia del gomito, quali sono le malattie che ne fanno parte e come si effettua una corretta diagnosi. Seguiranno poi altre parti per evidenziare le caratteristiche di ognuna e le terapie da adottare. Vi ringrazio per l'attenzione. A presto per le prossime puntate.